Buonasera e benvenuti ad Appuntamento con la Salute. Vi presento i miei ospiti in studio che sono Giorgio Terziani, visit professor in discipline del benessere alla St. George School di Brescia, responsabile di un progetto di divulgazione medico scientifica sull'importanza dell'ossigeno. Benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. E il dottor Massimo Spattini che è medico chirurgo specializzato in scienze dell'alimentazione e in medicina dello sport. Buongiorno. Benvenuti. Allora, oggi eh, parliamo di Longevità e di longevità in particolare nell'era dell'epigenetica? Sì, è uno degli argomenti sicuramente molto, molto discussi e anche direi ricercati, perché poi chi è che non ha proprio questo sogno no? dell'elisir di lunga vita oppure di migliorare la qualità della vita? Oggi sappiamo che l'epigenetica eh, ricopre un ruolo fondamentale sulla longevità. Basti pensare al nostro stile di vita, poi magari il dottor Massimo Spattini parlerà proprio di, di quello che è prettamente l'approccio medico su, su quello che riguarda eh, la longevità. Parlando di epigenetica, non possiamo che partire dal presupposto che la vita è urgente e che il DNA non è il tuo destino. E il DNA non è il tuo destino è proprio la chiave però, del, di quello che ci può. Eh, far pensare a quelli che sono i fattori epigenetici che possono condizionare la longevità. Perché? Perché noi sapevamo fino a qualche anno fa, nella storia della medicina, la scienza ci metteva di fronte a, al fatto che il DNA era il tuo destino. Invece poi si è visto che dal 2 al 10% è il DNA, perché non possiamo cambiarlo, in eh, tutta la storia della nostra umanità non è mai cambiato il DNA. Ma è cambiato l'ambiente, è cambiato l'epigenetica, cioè i fattori epigenetici. Basti pensare che quello che mangiamo, beviamo, respiriamo non è più quello di 100, 200, 300 anni fa. Pensate a tutti gli additivi alimentari, i conservanti, eh, i processi industriali, i cibi raffinati. Ci stiamo un pochettino allontanando dalla, dalla natura. Quando eh, nel, eh, recentemente eh, premio Nobel medicina, Blackburn, 253 lavori scientifici ha detto "Attenzione, la longevità è legata anche a tutti questi fattori, dallo stress alle carenze nutrizionali, all'inquinamento, al fumo, all'obesità che sicuramente possono accorciare i telomeri, pensate già dentro la pancia della mamma. Noi sappiamo che la rimetilazione del DNA è fondamentale." soprattutto eh, evitare l'accorciamento, ora allungare i telomeri anche dal punto di vista scientifico è molto difficile, ma eh, possiamo sicuramente proteggere l'accorciamento dei telomeri e questo può essere fatto con delle scelte opportune e stile di vita che poi vedremo nella seconda parte. Quello che è fondamentale è capire questo, noi mangiamo per avere l'idrogeno e respiriamo per avere l'ossigeno. Dalla combinazione di ossigeno e idrogeno c'è l'energia per la vita. Cosa dobbiamo uh, pensare? Cosa mangiamo e cosa respiriamo? Ma anche quello che noi respiriamo arriva dal punto di vista di ossigeno alle nostre cellule. Le nostre cellule funzionano nella maniera ottimale, si sente sempre più parlare in alcuni ambiti scientifici del ruolo dei mitocondri, per esempio, quindi la salute mitocondriale, la disfunzione mitocondriale dall'altra parte e se il mitocondrio non è sano non riesce a utilizzare al meglio l'ossigeno. Però noi, Loretta, siamo anche una macchina a idrogeno, anzi eh, siamo soprattutto una macchina a idrogeno e questo ci permette di produrre questa energia ATP dentro le nostre cellule. Cosa mangiamo e cosa respiriamo. Pensate che le città ormai sono altamente inquinate, basti pensare a Milano è una delle città più inquinate al mondo. Eh, pensate ai cibi sempre più contaminati, i metalli pesanti che possono interferire con la nostra salute, e le carenze nutrizionali. Sicuramente a livello cellulare, eh, come diceva Gitton, uno, uno dei padri della medicina, testo di fisiologia medica, dice: qualsiasi dolore, sofferenza, malattia cronica è causato da una carenza di ossigeno a livello cellulare. Quindi, dobbiamo partire dal presupposto che la nostra salute dipende dalla salute delle nostre cellule, che l'epigenetica e i fattori epigenetici possono sicuramente condizionare la salute delle nostre cellule, e poi naturalmente c'è una predisposizione. Genetica sicuramente, ma c'è anche una predisposizione come da sempre eh, in, ha insegnato in, nel padre, uno dei padri della medicina, il grande Sergio Stagnaro, che ci sono, si nasce anche con dei reali rischi congeniti oppure dalla costituzione, dalla nascita di quelle problematiche. Per forza la malattia che vengono i nostri parenti, i nostri genitori, penso per esempio al diabete. Ma con un approccio corretto nello stile di vita si può eh, evitare che si manifesti, giusto? L'epigenetica può... aiuta in questo. Assolutamente si può invertire il processo eh, di invecchiamento, sì, perché l'epigenetica scrive a matita, la genetica scrive a penna. Mm, beh, Quindi, eh, eh, questo sì, però, se c'è una disfunzione mitocondriale, linea materna, congenita. Eh, recentemente gli studi hanno dimostrato anche l'ultimo studio pubblicato su Nature eh, nel 2023 eh, mette in evidenza la capacità dei mitocondri e dei telomeri di comunicare per infiammare e guarire e questo ci fa pensare a una cosa che spesso è un processo infiammatorio che noi vogliamo tenere per forza sotto controllo basta pensare no? a, alla, 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 feb febbre, alla febbre esempio, certo. Spesso quello è un processo che ci serve per che guarire. E se noi, La temperatura eh, alta uccide i virus, i batteri. Se noi lo blocchiamo, come spesso sappiamo, eh, è stato fatto eh, senza un'adeguata eh, valutazione della, della situazione, si, si, si può anche rischiare di bloccare questo processo di guarigione. Ma questo avviene anche su una, dando una quantità, per esempio, di antiossidanti che possono bloccare. Eh, le, I radicali liberi, anche i radicali liberi, sono un processo importante di difesa del nostro organismo. Ma ritornando all'epigenetica, l'Associazione Italiana di Ricerca sul cancro ci mette proprio in evidenza che l'epigenetica studia come l'età, l'esposizione a fattori ambientali, tra cui agenti chimici, fisici, dieta e attività fisica, possono modificare l'espressione dei geni. Qui penso che uno dei maggiori esperti che abbiamo, non solo in Italia ma a livello internazionale, è il dottor Massimo Spattini che ha scritto proprio moltissimi libri sull'argomento e, e magari puoi darci una, una tua visione di questo importante ruolo dell'epigenetica. Ma allora, l'epigenetica, come già tu hai espresso, con questa diciamo così, figura che definisce l'epigenetica un qualcosa di scritto a matita, eh. quindi che è modulabile, cioè che può essere cancellato e riscritto in un'altra maniera mentre invece la genetica è scritta a Biro e quindi è fondamentalmente indelebile. Io uso un'altra descrizione, cioè io definisco la genetica praticamente equivalente a un processo digitale, invece l'epigenetica analogico. Fondamentalmente la nostra vita è analogica, mentre invece il digitale è qualcosa che tu hai così già predeterminato, per esempio in un software di un computer, per cui ha dei limiti, cioè io faccio sempre questo esempio per far capire quanto è importante l'approccio analogico rispetto al digitale e dove puoi arrivare con l'analogico e dove invece hai i limiti del digitale. Il digitale è quel tipo di informazione digitale che se tu per esempio hai nel computer che A è uguale a B e tu hai questa, questa pratica informazione e poi hai che B è uguale a C e hai questa informazione, se nel computer digitale non hai l'informazione che anche A è uguale a C, tu non ci arrivi. Invece il processo analogico è appunto quello che ovviamente ti fa capire, ti fa arrivare, che se A è uguale a B e B è uguale a C, allora anche A è uguale a C. Sembra scontato, però in realtà questa digitalizzazione estrema di tutte le nostre informazioni porta anche a dei processi come potrebbero essere un domani certe pseudo intelligenze artificiali che nella misura in cui non hanno veramente tutti i dati, in realtà non sono intelligenti perché non arrivano a determinate conclusioni. E anche i giovani che ormai si affidano solo a questi processi digitali e non sviluppano questa mentalità analogica, difficilmente riescono a unire tutti i puntini. Quindi il concetto è che, appunto, come tu hai già detto, la genetica esprime una situazione di base che noi abbiamo e che fondamentalmente è quella, immodificabile in linea generale, oggi si intravede la possibilità di fare anche interventi specifici sui geni, però questo è qualcosa di oltre. Abbiamo visto in realtà come l'espressione dei geni, cioè il fatto che un gene possa in realtà esprimere, codificare una determinata proteina e queste proteine normalmente spessissimo sono degli enzimi, e gli enzimi sono quelli che permettono la vita, cioè noi dobbiamo la nostra vita agli enzimi, che sono micromolecole presenti a livello di numeri pazzeschi, sono piccolissime a livello di nanometri, cioè noi abbiamo una cellula, miliardi di enzimi, piccolissimi, e noi abbiamo, che hanno una loro unità di misura proporzionale alla loro lunghezza, per cui nel giro di un secondo avvengono milioni di reazioni biochimiche. Noi siamo abituati a diciamo così concepire il tempo nell'ottica appunto di minuti, eh, ore, mezz'ore, no, gli enzimi in termini invece di microsecondi, eccetera. Ebbene, quindi ovviamente questi interventi epigenetici che poi vedremo, quelli che sono più alla portata per tutti noi, sono quelli di stili di vita, sono in grado di influenzare alla fine la genetica, facendo esprimere certi enzimi o invece sopprimendone la loro produzione. E questo è l'effetto epigenetico. Giorgio Terziani, ci sono proprio degli studi, tra l'altro, che eh, dimostrano come la longevità sia in Italia, per esempio, in, in certe aree, penso alla Sardegna, ma anche la Calabria. E, e questi studi sono interessati proprio allo stile di vita di queste persone? Sì, assolutamente sì. E noi stiamo lavorando a un, un progetto importante con l'Università di Sassari sulla longevità eh, nei, centena nei centenari. Stiamo studiando i centenari con questo test epigenetico che si fa sul bulbo del capello, che è in grado di mappare proprio tutte le interferenze epigenetiche. Noi non possiamo fare a meno di pensare... A ruolo dei metalli pesanti, dell'inquinamento, idrocarburi, sostanze chimiche, dove il capello è un biomarker molto affidabile, addirittura viene utilizzato per, dalla NASA per la salute degli astronauti, ma per i disturbi psichiatrici, per valutare se una persona fa uso o no di sostanze stupefacenti. Quindi siamo presenti anche per il cortisolo, per la misura dello stress. Il capello è molto più affidabile che sangue o, linfa, eh, o, o, o saliva perché eh, la, il sangue e la saliva variano, mentre il capello archivia tutte queste informazioni, anche dopo tre, ma si è visto anche sei mesi. Quindi anche per vedere l'asse, no? ipotalamo, ipofisi e, e tutto il discorso stressogeno, molto interessante il capello. Quindi grazie a questo bio, biomarker e questa tecnologia che si chiama S-Drive, noi mappiamo, eh, pensate che addirittura eh, l'ultimo articolo su, è venuto fuori proprio dimostrando... La malattia di Beethoven è uscita sulla Repubblica proprio settimana scorsa dove ha dimostrato che la ciocca dei capelli di, di, di Beethoven eh, erano pieni di piombo, di metalli pesanti, di sostanze eh, eh, molto, molto insomma, nocive. Ma perché? Perché una volta si studiava con queste lampade a mercurio, con questi vapori che non si conosceva bene il danno da, 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 no, di queste sostanze. Oggi sappiamo che mappare, eh, in questo caso, la longevità a questi fattori è fondamentale, ma già abbiamo visto che chi cent i centenari che continuano a vivere nella famiglia e con il loro solito routine che hanno sempre avuto e quindi anche la relazione, il calore dei familiari rispetto a chi oggi vive nell'RSA, eh, cambia totalmente, perché mangia completamente un cibo industriale quando va nell'RSA. Invece, perché è raro quelle RSA che, ormai, che fanno no, i cibi eh, specifici, eh, no? <ride> Con reali eh, nutrienti. Eh, e poi la loro propria relazione, la loro anche il modo... Pensate che una m, donna, di, una anziana, 104 anni, tutte le mattine ancora si alza e fa, eh, e fa da mangiare. Quindi pensate cosa vuol dire mantenersi attivi, no? poi insomma, Massimo è uno dei massimi esperti su, su questo. Però la longevità quindi è legata anche a questi fattori. In questo caso con l'Università di Sassari stiamo proprio vedendo quali siano le differenze, ma stiamo vedendo anche l'impatto ambientale. Questi centenari non hanno vissuto in aree metropolitane come Vive e nasce oggi. Pensate che oggi abbiamo trovato oltre 700 sostanze chimiche nel cordone umbilicale, stiamo trovando eh, plast di plastica, plastica sì. nella placenta, sì. plastiche negli sperma nello sperma, eh, microplastiche. È una pandemia importantissima. Questo sprogramma il software della vita. Se voi leggete quello che dice l'Agenzia Europea per l'Ambiente, ci dice che. L'inquinamento atmosferico, stiamo parlando solo di inquinamento atmosferico, rappresenta una delle principali cause di morte prematura e di malattie, così dice il più grave rischio sanitario e ambientale in Europa. Pensate cosa stiamo facendo nel mondo. Ci sono discariche a cielo aperto, ci sono oltre 200 terre dei fuochi da bonificare solo in, in Italia. La pianura padana. Una Questo è quello più che stiamo inquinanti. facendo alle future generazioni. Voi pensate se possono vivere dei pesci in un ambiente del genere? Stiamo... Come sapete ci sono dei fiumi talmente inquinati che c'è una moria incredibile. Ma se questo accade in maniera silente dentro il nostro corpo, dentro il nostro organismo, dentro a livello cellulare, non ce ne accorgiamo. Quindi ce ne accorgiamo quando è troppo tardi, inizia l'infiammazione, inizia un'ipossia, inizia una carenza di ossigeno. Ecco che il ruolo dello stile di vita è fondamentale. Scelte consapevoli, ma anche eh, possibilità di riattivare la funzionalità dei nostri mitocondri grazie a una corretta ossigenazione per esempio ci sono dei nutraceutici come self Food, è uno dei nutraceutici più studiati che possono lavorare proprio sul miglioramento della funzionalità cellulare abbiamo visto che se tu eh, migliori i, la salute mitocondriale hai, più, hai una possibilità in più di combattere l'inquinamento, di combattere, per esempio è il DNA mitocondriale che decide la longevità, visto che stiamo parlando di longevità, la salute dei mitocondri, della madre, il ceppo materno, tutto lo stile di vita, l'ambiente dove vivi, dormi e lavori. Non possiamo pensare di addormentarci col cellulare vicino alla testa o sul comodino, perché sono interferenze da campi elettromagnetici importanti. Abbiamo oltre il 40% dei malati cronici, prima la faceva vedere, però vedete la scienza che allunga la vita, questo è lo studio, premio Nobel alla medicina e se va avanti un attimo con la diapositiva vediamo proprio che questi sono tutti quei fattori, dal stress all'obesità, all'inquinamento, che sprogrammano la vita accorciano i telomeri già dentro la pancia della mamma. Quindi questo ci deve far riflettere. Responsabilità, consapevolezza, dare dei messaggi importanti. Oggi la tecnologia ci viene incontro, il software della nostra vita sono quello che noi pensiamo, quello che noi mangiamo, quello che respiriamo, eh, sicuramente eh, le nostre, la gestione delle emozioni. Eh, poi ne parlerà il dottor Massimo Spattini, però la cosa importante è fare una medicina personalizzata, perché se noi, eh, io parlo da un punto di vista tecnico, ma io non, non nasciamo tutti uguali e quindi dobbiamo anche... Poi, quindi, di cui eh, abbiamo sentito tanto parlare, soprattutto durante il Covid, non possono funzionare per tutti. Assolutamente, ma poi eh, la prevenzione... Come mai non si parla di prevenzione? Perché non si parla di prevenzione sia negli stili di vita, non si parla di prevenzione prima della gravidanza, salute dei padri e delle madri prima del, del concepimento? È lì che noi poi programmiamo, sprogrammiamo la nostra vita. Cioè, il software di un computer, se non ci metti le informazioni giuste è un, una, un pezzo di ferro che poi, o di plastica che non serve a nulla. E poi i farmaci che vanno su, a intervenire sul sintomo eh, di sicuro non sono validi beh, come... Io qui non la posso parlare perché non sono un medico, quindi non entro nel... nel, nel Evidenti, eh, poi ne parlerai. <ride> no, beh, assolutamente. A parte se devo fare, <ride> puntualizzare quello che tu hai espresso prima rispe rispetto al Covid, che i protocolli non andavano bene per tutti, no. Nel caso del Covid i protocolli non andavano no, bene per nessuno, giusto, ecco, giusto. se vogliamo dire <ride> esattamente eh, sì, COVID, le cose. In generale, poi ecco, sì, ai protocolli giusto, in generale. In linea generale, esatto, i protocolli, le linee guida, proprio il nome stesso dice linee, vuol dire che, hanno, che è un approccio di tipo riduttivo, lineare, mentre invece il corpo umano, la nostra fisiologia, funziona in maniera come minimo circolare, però direi addirittura stratificata e di conseguenza ci vuole un intervento multiplo che tiene conto di tantissimi determinanti e quindi ci vuole una visione globale, ma soprattutto l'approccio deve essere proprio personalizzato. Ovviamente questo è molto più complicato da fare perché richiede dal parte del medico dedicare più tempo facendo delle analisi che significa partire dalla storia del paziente addirittura dai primi anni di vita per cercare di identificare le cause che possono essere alla base di quel problema e poi via via. Quindi è una medicina senz'altro più impegnativa, che richiede più tempo e per questo è poco compatibile proprio con i ritmi di vita quotidiana, con le tempistiche, con i costi, per cui tutto è accelerato, tutto viene fatto in maniera superficiale, affrettata, proprio per ottimizzare il rapporto costo-tempo. E denaro. Ecco. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che in realtà, appunto, la medicina oggi è una medicina convenzionale, è di tipo sintomatologico e che ha l'obiettivo prevalentemente di sopprimere il sintomo senza andare invece a identificare la causa ed eliminare la causa. Eh, io faccio un esempio banale ma abbastanza esplicativo, ma ne potrei fare tantissimi ma mi viene da fare sempre quello sia delle statine che degli inibitori di pompa protonica, perché sono tra i farmaci assolutamente più venduti al mondo, allora se abbiamo un colesterolo alto non è che noi dobbiamo intervenire con un farmaco che, che crea problematiche come le statine multiple problematiche intervenendo già sulla diminuzione della produzione del coenzima Q10 che è un antisettante fondamentale, intervengono negativamente sui microbiota favoriscono anche un discorso di, eh, di, se non distrofia, problematiche a livello muscolare ma bisogna capire perché il colesterolo è alto intervenire nella giusta direzione e lo stesso reflusso gastroesofageo Adiamo l'inibitore di pompa protonica, ovvio che il sintomo sparisce, io blocco la secrezione di acido cloridrico, io il reflusso ce l'ho lo stesso, ma non mi dà fastidio perché è un succo che non è acido. Ma nello stomaco il succo gastrico deve essere acido perché serve per assorbire la vitamina B12, per assorbire il magnesio, per distruggere i batteri che arrivano per digerire le proteine. Quindi se io, come spesso avviene, assumo l'ibittore di pompa protonica in maniera cronica, alcuni assumono addirittura per anni, sono quasi senz'altro destinato a avere delle grosse problematiche. Poi, nella seconda parte parleremo con lei ampiamente di, di questi argomenti, in particolare di longevità in salute, no? certo. che vuole anche dire eh, non, usare, non abusare in farmaci, come vediamo che in realtà la maggior parte degli anziani ha 10 pastiglie al giorno. Ma volevo chiudere tema, questa prima parte, Giorgio, con una eh, sua riflessione, eh, perché la gente che ci segue magari si sta chiedendo appunto come possiamo aiutarci, visto che il mondo in cui viviamo è inquinato, un po' ce l'ha già. Data la risposta. Che strumenti abbiamo a disposizione? Uno è l'analisi del capello, come diceva sì, lei. Poi... L'analisi del capello è in realtà è uno screening importantissimo per poi aiutare il professionista a scegliere la strada migliore per quel paziente in maniera personalizzata. È un test che si fa in 12 minuti, oltre 400 centri in Italia a disposizione e poi integrare nella maniera giusta. Self può essere uno dei prodotti più interessanti per riossigenare. E riattivare i mitocondri e combattere la carenza di ossigeno, disintossicare l'organismo. Ci sono numerosissimi lavori scientifici, tra cui questo più importante sull'endotelio, per esempio. Ma poi c'è un libro, La modulazione fisiologica di ossigeno on demand, dove spiega tutti i lavori scientifici fatti su questo nutraceutico che è uno al mondo. Oggi dobbiamo parlare di modulazione fisiologica di ossigeno on demand, ma anche modulazione nutraceutica. Attenzione, appunto, dobbiamo dare quello che serve alle persone. È un test come la tecnologia S-Drive che si fa sul bulbo del capello in 12 minuti quindi un test veramente semplice, non invasivo. Ci permette di scoprire e capire se abbiamo dei danni da campi elettromagnetici, se siamo intossicati da metalli pesanti, se abbiamo sostanze chimiche. Intervenire proprio per supportare. Il professionista in un approccio clinico integrato, nel miglioramento della qualità della vita della persona in maniera personalizzata, perché oggi dobbiamo personalizzare l'approccio. Prevenire è meglio che curare, l'informazione è prevenzione, quindi è una continua sfida dove dobbiamo assolutamente unire le forze perché le future generazioni hanno bisogno assolutamente di informazioni, capire, soprattutto quello che devono fare per evitare di andare incontro a una situazione veramente preoccupante. Bene, qualche istante di pubblicità, ci rivediamo poi qui in studio subito dopo. Vi ritrovate ad appuntamento con la salute in studio Giorgio Terziani e il eh, dottor Massimo Spattini. Come avevamo detto prima della pubblicità vogliamo capire da lei, il dottor Spattini, quindi come si può invecchiare in salute. In realtà invecchiare, cioè, no, parliamo no. di longevità in salute. Eh, certo, perché se è vero che senza dubbio l'idea di vivere più a lungo è molto allettante, però io credo che nessuno di noi vorrebbe vivere... E arrivare a 100 anni però in carrozzella o su un letto facendo la dialisi o insomma in maniera diciamo di una, con una disabilità tale da non poter essere autosufficiente. L'obiettivo deve essere una longevità in salute perché, in effetti, se è vero che negli ultimi anni, non proprio negli ultimissimi anni, eh, perché è diminuita la longevità negli ultimi due anni per vari motivi. Però se è vero che negli ultimi 20-30 anni è aumentata tantissimo, però altrettanto non è aumentata la longevità in salute, cioè nel senso che eh, ci sono meno anni di aspettativa di vita in salute e questo invece rappresenta un aspetto negativo, perché il nostro obiettivo non è semplicemente quello di aggiungere anni alla nostra vita, ma, parafrasando un luogo, una frase che è quasi è un luogo comune, ma è veramente vero, è aggiungere vita agli anni. Quindi di conseguenza l'obiettivo deve essere sì, una longevità, cioè vivere più a lungo e oggi ci sono tanti indicatori che fanno capire che soprattutto determinati stili di vita, ma anche tecnologie, farmaci nutraceutici di cui, quali non parleremo oggi, possono aiutarci in questo. Però fondamentalmente alla portata di tutti sono senz'altro gli stili di vita e già ipocrate nel 400 a.C. diceva che se noi trovassimo eh, la giusta dose tipo di attività fisica e cibo per ciascuno di noi avremmo trovato la via della salute e quindi fondamentalmente aveva già identificato nell'attività fisica e nell'alimentazione l'effetto epigenetico fondamentale per una vita in salute e di conseguenza una vita anche prolungata in salute. Quindi, assolutamente no, lo diciamo che noi oggi la sedentarietà. Assolutamente la sedentarietà che, è, che ormai è considerata una delle cause principali proprio di morte. Cioè nel senso che eh, praticamente si è visto che eh, fondamentalmente anche rivedendo vari studi sulle popolazioni più longevi, dove era stata presa, in considerazione soprattutto l'alimentazione come nel, nel, a Creta, dove quindi la dieta mediterranea era stata considerata come l'aspetto più importante promuovente la longevità, poi rivedendo il tutto alla fine si è dato più importanza al fatto che queste eh, popolazioni, queste persone fossero diciamo estremamente attive e quindi eh, al movimento continuo, all'attività fisica. L'attività fisica viene eh, legata al termine di salute potenziata, che in Italia non è molto usato. Ma è il termine salute potenziata è una terminologia che indica il fatto che eh, diciamo, noi non dobbiamo semplicemente, ed è giusto, che noi non miriamo semplicemente all'assenza di malattia, ma è nelle nostre corde, nelle nostre possibilità avere anche un livello di ottima qualità di vita, quindi significa poter essere anche a una certa età performanti, quindi essere in grado di fare camminate magari anche di chilometri, essere in grado di fare la spesa portando le borse della spesa e fare le scale senza un particolare affanno e difficoltà. Questo significa una salute potenziata alla quale noi tutti possiamo e dobbiamo aspirare vediamo tra l'altro ci sono alcune attività che sono più consigliate la camminata la camminata camminata veloce allora ovviamente sono quelle attività che coinvolgono un po tutto il corpo sì. eh, quindi magari camminata veloce corsa nuoto bicicletta palestra in palestra allenamento contro resistenza coi pesi che permette di allenare diciamo, un po tutto il corpo anche a seconda delle esigenze specifiche eh, quello però che ormai è emerso dalla maggior parte degli studi finalizzati alla longevità è che è importante una determinata intensità. Quindi, la raccomandazione è fai una camminata al giorno di mezz'ora, sì, eh, fa bene, ma non è tanto utile ai fini proprio della longevità, perché l'intervento appunto su determinati parametri, come per esempio evitare l'accorciamento dei telomeri avviene solo quando si arriva a una certa intensità. Eh, bisogna e accelerare quindi, il battito eh, cardiaco. sì, bisogna arrivare a un certo livello di battito cardiaco, una frequenza cardiaca che è intorno al 65-70%, significa il fatto che noi dovremmo fare un esercizio fisico che non ci permetta di parlare agevolmente mentre lo facciamo, quindi significa un livello di attività fisica di una certa intensità. Difatti, nell'ambito anche dell'attività aerobica, poi vedremo come, a mio parere, è molto importante dare spazio all'attività anaerobica coi pesi, contro resistenza soprattutto nell'anziano per evitare la sarcopenia, ma nell'ambito dell'attività aerobica, nell'ottica della longevità, è assolutamente più consigliato come tecnica LEAT, cioè Height Intensity Interval Training, significa anche un allenamento relativamente breve, ma che ti porta a una certa intensità, intervallato da momenti di recupero. Queste sono tecniche che ormai vengono proposte, ovviamente non ci devono essere di base già in esse delle patologie cardiovascolari, perché se uno ce l'ha non può lavorare a una certa intensità. Ma sono quelle tecniche che tra l'altro entrano a far parte di, queste, di tutte quelle metodologie che oggi sono abbastanza famose, pubblicizzate sotto il termine di biohacking. Sì. Cioè L'orologino che controlla. Eh beh, che significa eh, avere dei device, tramite. degli strumenti che ti possono misurare determinati parametri e quindi come per esempio il monitoraggio del sonno, per esempio la misurazione, e quindi tramite questi device tu sei in grado di capire come il tuo organismo sta funzionando in quel momento, ma anche tante altre approcci che in realtà apparentemente sono frutto di scienza di moderna, le tecnologie sì, ma per esempio l'IT in realtà è quello che faceva l'uomo nel paleolitico, perché l'uomo nel paleolitico magari camminava tutto il giorno e poi dopo c'aveva i momenti in cui cercava di cacciare la preda che doveva fare lo scatto, doveva fare lo sprint, perché sennò no la preda non la prendeva, eccetera. Anche altre tecniche che fanno parte del biohacking, come per esempio l'esposizione al freddo, al caldo, facevano parte della vita normale dell'uomo primitivo che non aveva mica il termosifone o l'aria La condizionata, La esatto, il digiuno intermittente che oggi sta trovando tantissimi proseliti perché si è visto che dà grandi risultati in termini di diminuzione dell'infiammazione, in termini di attivazione dell'autofagia che significa distruggere gli organi unicellulari ormai invecchiati e favorire il rinnovo, promuove la biogenesi mitocondriale, quindi l'aumento dei mitocondri... e il digiuno intermittente, l'uomo primitivo lo faceva non perché voleva farlo, perché si trovava nelle condizioni che a volte non trovava il cibo e doveva digiunare, poi quando lo trovava mangiava e così via. Quindi tutte delle tecnologie che oggi vengono proposte come un po' particolari, in realtà... Facevano parte della nostra normale evoluzione. Il digiuno intermittente, volevo spendere due parole perché, recentemente, sul digiuno intermittente è stato messo in risalto dai mass media uno studio che addirittura avrebbe associato il digiuno intermittente all'aumento del più del 90% di rischio di malattie cardiovascolari. C'è cioè, stato dato molto risalto a questo studio. Però spiegava studio. che poi c'era un problema di eh, mangiare tanto, troppo dopo il digiuno, no? Questo studio, se non no, se ho capito studio, quale si riferisce. Lo studio semplicemente veniva promosso e pubblicizzato in questi termini. Appunto il digiuno intermittente aumenta il rischio di malattie cardiovascolari del 90%. Poi, la disamina di questo studio ha portato alcuni autori a dire che bisogna vedere cosa mangiavano nel momento in cui non digiunavano, ah, okay. per esempio, che ovviamente sì. è la sua valenza. Però in realtà io vado oltre a questo tipo di critica. Innanzitutto dire che quello studio era basato sul digiuno intermittente era un vizio di fondo, era sbagliato. Perché lo studio parte circa credo, dal 2003 o poco dopo, quando il digiuno intermittente come strategia nutrizionale non esisteva, il digiuno intermittente... È, è, è da pochi anni che esiste come strategia alimentare e quindi questo studio è basato su delle, era basato su delle interviste fatte alle persone alle quali si chiedeva come mangiavano e le persone che, di, che rispondevano, magari non faccio la colazione, vado, di giù, vado direttamente a pranzo, quindi un e queste venivano catalogate come persone che facevano digiuno intermittente, ma una persona che ha questo stile di vita, innanzitutto molto probabilmente, magari a colazione si prendeva un caffè con due cucchiaini di zucchero e poi magari un altro alle 10 e alle 11 e quello non è digiuno sì. intermittente, hai già vanificato l'eventuale effetto positivo di digiuno intermittente. Comunque eh, si, si produce l'insulina, giusto? È Appunto. un discorso anche ormonale? Sì, proprio perché se io prendo il caffè che stimola il cortisolo, il cortisolo è già iperglicemizzante, prendo lo zucchero che invece stimola l'insulina, l'insulina stimola le vie, eh, la via m Tor eccetera che è quella via che invece la cui soppressione favorisce per esempio la longevità ormai si sta lavorando molto su tutti quei sistemi che possono sopprimere la via MTOM e la via di segnale insulina IGF1. Quindi e è questa la ragione per cui il digiuno intermittente ha una determinata efficacia, se io anche solo prendo un caffè zuccherato rompo questo meccanismo, questo percorso. Quindi era, e in più tra l'altro le persone che tendenzialmente tendono a eh, saltare la colazione è perché per vari motivi appartengono a, de, a un certo biotipo costituzionale che io nella mia diciamo, mh, metodologia che è la dieta como-cronomorfo-dieta distingo le tipologie a seconda delle loro prevalenze ormonali e gli iperlipogenetici sono proprio quegli individui che tendono ad avere il cortisolo più alto, ce l'hanno soprattutto al mattino più alto, hanno il cortisolo più alto che è appunto iperglicemizzante. Quindi eh, queste persone, avendo il cortisolo più alto, dal punto di vista statistico, sono già più predisposte alle malattie cardiovascolari, se non altro degli stili di vita, perché il cortisolo, l'adrenalina, gli ormoni dello stress favoriscono appunto le malattie cardiovascolari, quindi era già una categoria di persone che poteva essere più predisposta. Quindi è uno studio che non ha nessun, diciamo, a parte che non è neanche uno studio, era semplicemente un, una, diciamo così, un paper review che ancora non era stato approvato da i, quelli che normalmente devono recensire e dare la giusta validazione allo studio. Quindi, attenzio, quindi mi raccomando, non pensate che il digiuno intermittente sia una cosa dannosa. È sì, di sicuro bene farlo sotto supervisione medica perché magari non è per tutti, la donna in gravidanza secondo me no, i ragazzi giovani che devono crescere io non lo consiglio, io consiglio digiuno intermittente eventualmente dopo i 40 anni dove i processi di crescita ormai sono più che finiti e anzi si corre il rischio di andare verso l'insulino resistenza che accelera enormemente i processi di invecchiamento e il digiuno intermittente invece diminuisce l'insuloristenza, diminuisce l'inflammaging, l'inflammaging che è di dell'infiammazione che avviene con l'invecchiamento, che avviene anche grazie a una diminuita ossigenazione, perché man mano che andiamo avanti con gli anni diminuisce la capacità di assorbimento dell'ossigeno da parte anche dal distretto vascolare arterioso, perché iniziano questi processi di aterosclerosi che quindi fanno sì che l'ossigeno passi meno, quindi c'è un'ipossia, l'ipossia favorisce l'infiammazione e quindi è importantissimo migliorare tutto quello che rappresenta diciamo, la possibilità di ossigenazione. Quindi l'attività fisica funziona oltre per un effetto diretto a livello muscolare, produce ormoni che migliorano appunto eh, le regolazioni della funzionalità sia non solo del muscolo ma anche a livello del cervello producendo il BDNF, Brain Deriving Neuro Factor ma l'attività fisica la prima cosa che fa è stimolare la circolazione, circolazione del sangue più ossigeno. E pensate che in uno studio che hanno fatto in Inghilterra, dove hanno, sono andati a vedere su 50.000 persone, dove sono andate a vedere, i, hanno fatto una scelta, selezionato i 14 farmaci, parliamo di farmaci e non di nutraceutici, quindi integratori, parliamo di farmaci che usavano le persone per capire quali erano quelli che promuovevano di più la longevità, il primo è stato il beta estradiolo, quindi terapia sostitutiva ormonale per le donne con ormoni bioidentici. Sai sì. okay. dedicato una lunga intervista a questo argomento che i nostri telespettatori possono vedere. Dopodiché c'è quei farmaci per stimolare l'erezione, quindi sildenafil, tadalafil, nitroglicerina. Esatto, bravo. <ride> Perché? Perché questi eh, promuovono la produzione di ossido nitrico che è un potente vasodilatatore quindi maggiore afflusso di sangue maggior possibilità di usufruire dell'ossigeno trasportato appunto dal circolo sanguigno e uno dire stranamente non c'è una molecola un farmaco che viene considerato oggi molto interessante nell'ottica di promuovere la longevità che è la metformina e uno direbbe come mai non c'è la metformina? beh perché la terapia col betestradiolo e anche con eh, questi farmaci come il Viagra, lo fanno normalmente persone che sono anche sane, che lo fanno per migliorare la loro qualità di vita, no? la donna per avere meno problematiche post menopausa, l'uomo per avere una miglior performance spesso sessuale. Ovviamente chi prende la metformina normalmente è un diabetico, e purtroppo il diabete è una delle cause di morte prematura insieme all'obesità e quindi viene annullato un po', data questa condizione patologica, l'effetto positivo sulla longevità eventualmente di questo farmaco metformina, che però potrebbe essere preso in considerazione, però sono farmaci. Noi oggi parliamo di stili di vita sì. e quindi qua è il discorso dell'attività fisica, soprattutto però direi importante a una certa età, io darei la prevalenza all'attività coi pesi perché è in grado di prevenire la sarcopenia, che è la perdita di massa muscolare, che è la perdita di forza. E si è visto che il calo di forza è, inizia già dopo circa 40 anni, la perdita di massa muscolare e di forza. A circa, dopo gli 80 anni arriviamo addirittura a perdere circa il 50% della massa muscolare, una cosa enorme. E questo si traduce con una, una mortalità precoce, dovuta per esempio a delle cadute che ti portano a frattura del femore, un conto, un giovane che si rompe un femore, recupera una persona di 80 anni che si rompe un femore, purtroppo anche perché le terapie che adesso fanno sono secondo me non le terapie ideali per, si potrebbero fare altre cose, ma sono state un po' messe da parte e di conseguenza la, siccome la perdita di forza, la sarcopenia è una delle, soprattutto la perdita di forza, una delle cause di morte premature, è importante intervenire su quell'aspetto lì. Quindi, tornando al discorso dello stile di vita eh, per la longevità, abbiamo parlato di attività fisica, eh, abbiamo parlato alimentazione, di alimentazione, abbiamo, di sì. eh, abbiamo già accennato al digiuno, perché abbiamo già accennato alla problematica dell'insulina. L'insulina è un ormone infiammatorio. Pensate che i diabetici di tipo 2, quelli non insulino dipendenti, ma che per motivi di non gestione corretta della loro problematica, progressivamente non riescono a tenerla bada con l'alimentazione anche perché non gli viene consigliata un'alimentazione idonea purtroppo e con magari gli ipoglicemizzanti come la metformina arrivano poi a un certo punto a usare l'insulina, quando un diabetico di tipo 2 utilizza l'insulina ha un 10 anni di aspettativa di vita in meno. L'insulina è una sostanza infiammatoria, aumenta le prostaglandine infiammatorie, aumenta la disfunzione endoteliale Crea tutta una serie di situazioni per cui la gestione dell'insulina diventa. Come si fa a gestire l'insulina a una persona che non è ancora diabetica, ma per evitare che diventi prediabetica o quant'altro è l'alimentazione, l'alimentazione che deve essere soprattutto basata su alimenti relativamente poveri di zuccheri, sopra zuccheri zero, ma anche di carboidrati, perché se l'uomo primitivo, ma anche l'uomo, il contadino del cilento sul quale è stata studiata la dieta mediterranea, eh, faceva una alimentazione anche ricca di carboidrati, li bruciava, noi adesso siamo quasi tutti sedentari, lavoriamo in ufficio, non abbiamo bisogno di tutti questi carboidrati. Quindi gestione del, e anche dell'infiammazione. Gestione dell'infiammazione che appunto selezionando dei cibi che siano potenzialmente antinfiammatori, come magari il pesce selvaggio ricco di omega 3 e non cibi che promuovono l'infiammazione come per esempio appunto cereali raffinati, zucchero, soft drink. Quindi è molto in... Poi ognuno ha delle proprie predisposizioni e prima quando Giorgio parlava del test S-Drive, come un test epigenetico in grado di identificare se ci sono diciamo, sostanze inquinanti come un inquinamento elettromagnetico o di idrocarburi policiclici o di metalli pesanti, in realtà il test S-Drive che io utilizzo ormai da quando Giorgio l'ha portato in Italia, che sono sei anni, sette anni, qua. Sì, sette anni. S sette anni subito, credo sia stato uno dei primi, è un test eccezionale perché ti dà anche delle indicazioni andando a vedere specifici disfunzioni a livello di organi e di metabolismi per cui ancora di più tu puoi orientarti verso un'alimentazione, un'integrazione specifica. Cioè se io vedo che mi dà la carenza di acidi grassi polinsaturi, a maggior ragione do gli Omega 3. Se mi vede che mi dà una disfunzione sul metabolismo glucidico, a maggior ragione sarò attento a fare un'alimentazione a basso carico indice glicemico e darò di integratori in grado di modulare la glicemia. Questo è il grande eh, risultato, il grande servizio di questo test epigenetico che ti permette un, a parte questi concetti generali che stavo esprimendo che valgono per tutti, ma ti permette di orientarti su quelli che per quella persona in quel momento sono più importanti. Se tu hai qualcos'altro da aggiungere a quello che no, ho interessa, detto. No, Interessante questo perché penso che per un professionista avere proprio questo screening, questa visione di a, a dare delle priorità di intervento sul, su, sul suo paziente eh, sia fondamentale. Basta pensare alle carenze di vitamine, spesso subdole, no? che possono avere dei, poi delle conseguenze notevoli. Basta pensare al controllo dell'omocisteina. No? Magari vedi con questo test riesci a vedere che ci sono delle problematiche legate alla metilazione B6. 9, acido folico, eh, per esempio l'ometionina e allora si può intervenire oppure approfondire con altri test. Questo è, uno screen, è un test di screening, poi naturalmente ci sono esami al sangue, ci sono tutti i test che i medici, no, che certo. voi utilizzate naturalmente, ma questo può fare la differenza, perché avere una pagina personalizzata su sistema immunitario, sistema cardiocircolatorio e sistema gastrointestinale, basta pensare virus, post virus, candida, quindi vedere proprio il metabolismo della cellula e intervenire a scopo predittivo, preventivo e di supporto e penso che questo sia una, fare una grande differenza entrare in una medicina personalizzata di precisione. Certo, tra l'altro forse un ultimo elemento che è importante affrontare è quello dello stress. Certo. Infatti di oggi più che mai se un tempo esisteva comunque lo stress, ma lo stress di un tempo era prevalentemente di tipo acuto, era affrontare una problematica specifica che poteva essere nell'uomo primitivo l'aggressione sì. di una la tigre, no? Tra cui lo, lo, la reazione dello stress producendo adrenalina, cortisolo è funzionale, è avere le energie per reagire e, o comunque potevano essere degli stress appunto limitati che potevano essere appunto una tempesta che aumentava il freddo, un momento di digiuno, tutti questi stress eh, però erano acuti che in realtà condizionavano una risposta adattativa, oggi invece ci troviamo quasi sempre dovuto agli stili di vita scorretti della nostra vita frenetica, ma anche lo stress dell'inquinamento, che è uno stress continuo, cronico, che eh, non ci permette poi di adattarci più di tanto, eh, causa delle problematiche. Quindi noi dobbiamo assolutamente cercare di difenderci dallo stress cronico. Stress cronico che porta prima a una reazione di risposta, poi quando è protratto a lungo porta proprio a una situazione di esaurimento dell'organismo, che non è più in grado di reagire agli insulti esterni. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che noi avendo questa consapevolezza dobbiamo cercare di gestire questo stress. stress. Esistono ovviamente anche un'alimentazione che ti permette di gestire lo stress tramite sempre la modulazione della glicemia, perché se abbiamo delle crisi ipoglicemiche che seguono un'iperglicemia, stimoliamo il cortisolo che è un ormone iperglicemizzante, che quindi aumenta la situazione legata allo stress cronico che si ripercuote per esempio anche sulla salute mentale. Il cortisolo prodotto dallo stress crea un restringimento dell'ippocampo che è la sede della memoria. Quindi lo stress, cortisolo, regato anche a deficit delle capacità cognitive. Quindi agire proprio modulando lo stress con delle tecniche di gestione, che sono per esempio il training autogeno, ma oggi si parla molto di mindfulness, tecniche come il tai chi, yoga. Cico, lo yoga in assoluto, la respirazione controllata, diafammatica, sono assolutamente da prendere in considerazione e da praticare. Se la maggior parte delle persone prende in considerazione, ah sì, l'attività fisica lo so che è importante, poi magari fa fatica a farla perché si fa fatica a fare, perché dice che non ha tempo. L'alimentazione lo sappiamo tutti, però pochi poi la fanno perché mangiare è un grosso problema, perché mangiare, eh, mangiare spesso il comfort food ha la meglio sulla scelta dell'alimentazione giusta, ma se noi andiamo a vedere quali sono le popolazioni longeve, eh, le cosiddette zone blu, eh, che sono appunto cinque zone praticamente, eh, l'Oliastra eh, in Sardegna dove sta Giorgio facendo uno studio, Okinawa in Giappone, Nikoya in Costa Rica, eh, Pamali Pamalinda in California e Icaria in Grecia, allora, tutte queste zone andiamo a vedere quali sono gli elementi che li contraddistinguono, fondamentalmente di sicuro l'alimentazione a chilometro zero, quindi con cibi estremamente biologici, naturali, un'attività fisica continua e costante, vivono di fatti spesso in regioni montuose, collinari, dove quindi sono costretti a muoversi, ma gli elementi più determinanti sono proprio quelli legati alla salute diciamo mentale legata a una situazione di socializzazione, la, la fede, credere in qualcosa, avere un purpose, un proposito, cioè quindi una ragione per alzarsi al mattino. E in que tutte queste società, queste persone hanno una funzione importante in queste società, sono quindi considerati, sono considerati una risorsa, c'è cioè una connessione, un network di familiari che su si supportano vicendevolmente e questo sembra essere in realtà la ragione principale della longevità. Ovvio che riproporlo nelle nostre società non è così facile, però dobbiamo tenere in considerazione queste cose per cercare di creare delle, delle, diciamo, delle società più virtuose. L'hanno fatto a Singapore, dove per esempio, ovviamente è una città-stato più piccola, dove hanno creato queste situazioni, per esempio, danno una sovvenzione economica ai figli che comprano un appartamento e vanno a risiedere vicino ai genitori. In maniera che li... Ecco, Bellissimo. quindi bisognerebbe lavorare Bellissimo. su queste cose. Bello, bello, l'abbiamo visto in questo decalogo, un po' quello che ci stava spiegando adesso: molto interessante, che era nella slide precedente. E, sì, insomma, di essere positivi nei confronti degli altri, della famiglia. Ma leggevo l'ultima frase: essere solidali col prossimo, portare a coscienza di tutto certo. questo, secondo me è molto importante, mi piace chiudere questa bella intervista. Sì, io chiuderei con proprio questo. con un mio aforismo sì? che dico noi eh, nasciamo come siamo, cioè quindi con i nostri geni, ma epigeneticamente poi noi diventiamo appunto come mangiamo, come ci muoviamo, come pensiamo e come amiamo. Io amo dire la vita è urgente e solo l'amore guarisce la vita. Bene, grazie a questo punto a entrambi per la bella intervista e grazie a Giorgio Terziani e al dottor Massimo Spattini. Grazie, grazie. buonasera buona serata buon a, tutti. a tutti. Grazie anche a voi che ci avete seguito, buon proseguimento di serata.